Perché non le è piaciuto? Perché lo trovo, si può anche non fare uno spettacolo così. Ecco. Una cosa che non ha trovato il senso, insomma. Assolutamente. Ma poi queste feci c'erano, non c'erano? Sì, c'erano, perché c'era il povero signore che se la faceva addosso, poverino. E questo è il caso umano. Però le connessioni col Cristo io non le ho viste. Non è stato lanciato niente contro il volto? No, assolutamente. Comunque non le è piaciuto? Assolutamente no. Lo spettacolo è bruttissimo, che ne dicono. Un grande spettacolo, un grande regista e un mucchio di persone che non sanno cos'è la libertà di espressione si è comportato in modo disgustoso e ridicolo. Di merda, gli ecchi di merda! Adesso qua, Torino, mi guardi, vieni con me, la nostra idea era di avvicinarci al teatro per dimostrare che l'Italia non è fatta solo degli autori e degli spettatori di teatro, di scene così blasfeme, ma che c'è anche un'altra Italia che non tollera che venga beffeggiato e insultato il Padre Eterno. È uno schifo, perché bisogna rispettare le religioni delle persone. Prezio. Niente bandiere Forza Nuova, io già capito come va. Ragazzi, per gentilezza, cioè già la prima qua è teso, siete benvenuti. Noi non accettiamo la criminalizzazione che viene fatta di voi, però non vogliamo bandiere ideologiche, ragazzi. Per rispetto verso il Santo Padre, che è stato coraggiosissimo, ha rivendicato il diritto dei cattolici e delle persone di buona volontà a manifestare in modo adeguato il dissenso e lo sdegno, e per questo noi vogliamo onorarlo. Non cedendo e non accettando nessuna provocazione. Scusi, il prete che ha appena detto messa qui a 10 metri dice che Benedetto XVI ha compiuto atti di blasfemia. Non è in una posizione regolare. Mi sembra un po' più pesante che fare uno spettacolo teatrale. Opinione mia. No, bestemmiare direttamente Dio è ancora più grave che chiaramente mancare, che cosa gravissima, di rispetto al Santo Padre. La religione cattolica oggi ha un papa apostata. Sì. Solis peccata mundi, miserere nobis. Qui solis peccata mundi, suscite. Un papa che dichiara che gli ebrei oggi aspettano ancora legittimamente un loro futuro messia. Un papa che dichiara, come i suoi predecessori Giovanni Paolo II, che abbiamo lo stesso Dio con i musulmani e con gli ebrei, due religioni che registrano nei loro libri ufficiali che Gesù Cristo non è Dio, anzi gli ebrei perfino nel Talmud registrano che era un atto della religione talmudica la sua messa a morte. Un successore di San Pietro che identifica queste religioni dicendo che sia lo stesso Dio ma che lo si adora in modi differenti, che li chiede ad Assisi per pregare insieme per la pace, non è sicuramente un legittimo successore di San Pietro. Noi siamo fedeli al Santo Padre, mentre questa messa è fatta da movimenti che sono, diciamo, scismatici. Siamo ridotti agli escrementi, dove gli escrementi ce lo passano per oro. Divorzio, aborto, blasfemia, questa l'Italia della massoneria! La società laicista è una società violenta che non ha rispetto e vuole imporre un regime anticristiano a livello sociale. Come tutte le proteste dei cattolici sono della merda. Dio non si può mai offendere e certe cose gli rimbalzano.